Mimmo Sabatelli, allora, era ora che arrivasse questo successo, vittoria netta, grazie soprattutto a un'ottima difesa nel terzo e quarto periodo, ed è un buon modo per riniziare. Sì, è un momento particolare per noi. Dobbiamo ritrovare la forma delle ragazze che purtroppo sono state fuori per questo maledetto Covid. Abbiamo ancora fuori Rescianda per un problema al ginocchio, ma dovremmo recuperarla per giovedì. Quindi non era facile contro una squadra Bravo che Mimmo! comunque se la gioca sempre con tutte. Poi il risultato adesso è un po' più largo perché le ragazze nel terzo e quarto quarto veramente ne hanno approfittato e hanno fatto una difesa incredibile. Era importante vincere, era importante tornare a respirare l'aria di serenità, ce la godiamo e da domani testa a Bologna perché viene una corazzata del campionato. Senti, una domanda prima di parlare di Bologna. Mi è sembrata una squadra che comunque sta rimettendo, diciamo, benzina, soprattutto nell'ultimo periodo, dove magari si poteva accusare la stanchezza, invece la squadra ha dato ancora il massimo. Sì, queste ragazze sono encomiabili, l'ho sempre detto, è un gruppo fantastico, non si tirano mai indietro anche con dei problemi fisici. Parlo anche oggi di Rescianda che voleva giocare, però alla fine abbiamo preferito con lo staff medico tenerla fuori. Però devo dire che stiamo ritrovando la giusta forma. Noi purtroppo eravamo in un ottimo momento prima di questa maledetta pandemia che ha ricolpito tutto il campionato e quindi adesso dobbiamo ritrovare la serenità, dobbiamo ritrovare la forma, ma oggi sicuramente vedo ancora ulteriori miglioramenti e quindi di questo sono molto contento. Se ti dico Bologna, che pensi? Bologna viene una corazzata, viene la storia della pallacanestro al maschile sicuramente, al femminile da qualche anno, quindi all'andata facemmo un miracolo vincendo un palazzetto storico, quindi sappiamo che noi ce la possiamo giocare con chiunque, è normale che con Bologna dovremo fare la partita perfetta, dovremo recuperare Rescianda perché comunque ne abbiamo bisogno e poi proveremo a dare il massimo, di sicuro daremo il massimo, poi se il massimo che daremo riuscirà a farci arrivare un ennesimo miracolo, bene, altrimenti si andrà avanti.